non è più utile sentire l'emozione di una vita che palpita dentro e che ti fa comprendere il lavoro come un aspetto importante della tua vita, ma non l'unico. Un aspetto bello anche, perché ci permette di vivere, ci permette di avere un agio, ci permette, ma nello stesso tempo che non diventa totalizzante. La differenza tra il lavorare per vivere e il vivere per lavorare. Il lavoro in funzione della vita non può essere il contrario, perché si crea un disequilibrio che a livello proprio di espressione, di realizzazione di sé, diventa un ostacolo molto grosso. Ma nella misura in cui il lavoro diventa il modo in cui io mi esprimo e mi esprimo con piacere lì dove sono, con le persone in cui sono, facendo quello che sto facendo in questo momento, beh, mi si aprono anche prospettive a cui magari non avevo pensato. Vedo punti di vista su me stesso che magari fermo in una visione un po' rigida, un po' ferma, non riesco a vedere di me. E buona notizia, siamo molto di più di quello che pensiamo di noi stessi, eh? Siamo molto di più. Provate a pensare il meglio che potete di voi, ebbene siamo molto di più. Siamo molto di più. Perché c'è una modestia, un'autostima, un'umiltà, tante cose che ma non è superbia dire che siamo il capolavoro dell'universo. Voglio dire, anche qui, indipendentemente dall'essere credenti o meno, o quanto credenti o no, ma non è forse vero che nel racconto biblico il Creatore dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza? Lo troviamo in testo, parte il riconoscimento della sacralità o meno da parte dei credenti, ma sicuramente un testo che appartiene alla civiltà, alla formazione, alla saggezza dell'umanità, che porta a ripensare le origini come l'essere umano emanazione della divinità. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Per cui non sbagliamo mai se pensiamo bene di noi. Non sbagliamo mai. Pensiamo bene e poi ancora di più. E quando abbiamo pensato tanto bene di noi, pensiamo raddoppiato. Perché è così. E non dà piacere questo? O dobbiamo sentirci torturati e quel mio vicino di casa che siamo nati per soffrire, e viva Dio! Allora noi eravamo ragazzi, non faccio il gesto perché sono anche ripreso dalle telecamere, ma facevamo un gesto che era scaramantico, ma perché c'era a capire che insomma siamo nati per soffrire. No, insomma, dai, voglio dire, tanto si fa e poi si muore, povero, voglio dire, capisco il rispetto delle visioni di tutti. Insomma, mi pare francamente un po' limitante. E non possiamo non vedere aspetti belli della nostra vita che ci danno piacere. Ma anche da questo punto di vista, provate a immaginare il nostro atteggiamento mentale che ci porta un po' sullo sconforto, sulla tristezza o sull'insoddisfazione, perché va a portarsi sulle cose che non abbiamo e che vorremmo avere. Ma se invece andassimo a portare l'attenzione su ciò che abbiamo, su ciò che già abbiamo ricevuto, su chi siamo, l'attenzione ci aprirebbe già a un bell'atteggiamento di piacere. Ci disporrebbe quantomeno al riconoscimento dei doni che abbiamo,
della ricchezza che abbiamo a scapito del stare a preoccuparci se una cosa non ce l'abbiamo o se le cose non sono andate quel giorno come avremmo voluto o se le cose non sono esattamente come vorremmo che fossero. Ma pensate anche a questo aspetto, è meglio a volte che le cose non siano come vorremmo, è meglio perché possono essere molto ma molto meglio di come le immaginiamo, molto di più. Perciò dico, e qui mi fermo, facciamo la pausa e poi conversiamo come è abitudine fare su domande o su interventi o su approfondimenti. Consideriamo quindi il gioco come una via molto seria di benessere. Giocare è da persone serie, giocare non è infantile. O se è infantile io voglio essere il più infantile di tutti. Giocare è una cosa serissima che possiamo fare, introducendola nella nostra vita come un elemento di crescita, di sviluppo, di realizzazione di noi stessi, di espressione emozionale di noi stessi. Se lo facciamo con gli altri è ancora meglio. Va bene giocare a carte senz'altro, va bene giocare a scacchi, va benissimo qualunque gioco, ma dare al gioco questo senso di piacere. Dai al gioco questa dimensione emozionale dell'esprimere il tuo amore per la vita. Allora sì, allora diventa una grandissima via di benessere. Certo c'è un cammino lunghissimo da fare, perché Florence Sheen che diceva la vita è un gioco, era arrivata a una comprensione tale dell'esistenza che francamente a volte si fa fatica a pensarlo in questi termini, ma è solo questione di punti di vista. Perché la vita dovrebbe essere un peso? Perché? C'è una sola ragione logica, anche adesso tornando alla razionalità più rigorosa, c'è un solo motivo per cui la vita dovrebbe essere un peso. C'è una ragione per la quale la vita non debba essere un gioco. Se voi la trovate, poi sono felice che ne parliamo e che arricchiate, si arricchisca la nostra serata con un punto di vista diverso. Io francamente non trovo a questo punto che visioni anche molto diverse da quelle che abbiamo considerato fino ad ora non possano avere veramente una consistenza davvero tale da farci entrare in un modo diverso di concepire la nostra vita. Se no davvero si ha l'impressione a volte che la vita sia un alzarsi al mattino, fare ripetutamente le stesse cose, andare attraverso lo stesso itinerario, fare la stessa strada al ritorno, incontrare continuamente le stesse persone, pagare tutti i mesi le stesse bollette, rivedere le stesse persone, fare la stessa vacanza, fare costantemente le stesse cose in un'abitudine da paranoia. E chi invecchia sulla A4? C'è gente che passa la vita sulla A4. Quando mi capitava di andare a Gallarate, dove appunto lavoravo con padre Busa, io facevo occasionalmente, ma pensavo quando tornavo, vedevo furgoncini in parte a me, normalmente si era in colonna sia andare sia a tornare, e gente appisolata là al finestrino, e facevo queste riflessioni tra me. Queste persone fanno così 5 volte a settimana per 5 giorni, lo fanno 4 settimane al mese, lo fanno 11 mesi all'anno e invecchiano sulla A4 fino alla pensione. Io mi auguro che abbiano tanta felicità nella loro vita naturalmente, però mi faceva riflettere questo fatto. Perché se sei inconsapevole ti incammini su vie di abitudini dalle quali non riesci più a distaccarti. Ma il bello delle abitudini sapete qual è? È che si possono cambiare. Pausa, se qualcuno vuole farsi una canna è libero di farla, ci vediamo tra un attimo.